Salve a tutti ragazzi, oggi vi parlerò di cliché training. Allora, mi scuso con voi, ma pensavo di avervi già parlato di questo argomento in altri miei video, non è stato così, ma come vedete la vostra Arianna vi rimedia subito un altro video dove vi parlerà di questo argomento. E qui da me oggi c'è molta nebbia, speriamo da voi no. Però questo argomento della nebbia non si tratterà in questo video, non c'entra nulla con il cliché. Allora, piccola premessa ragazzi, perché questo è molto importante prima di iniziare il video. Allora, per imparare a utilizzare al meglio questo strumento, il cliché training, dovete seguire dei corsi specifici, perché questa materia è molto vasta e soprattutto per imparare a utilizzare al meglio il cliché training bisogna fare molta pratica. Quindi magari per chi di voi volesse fare questi corsi, questo mio video potete prenderlo come un'infarinatura iniziale, no? Perché intanto capite che cos'è il cliché, come si utilizza. Ma per gli altri, per chi non volesse fare questi corsi specifici, come vi ho detto in altri video ragazzi, non succede nulla. Cioè, se il cliché serve magari a far imparare più velocemente dei comportamenti al cane, però puoi utilizzare senza fare corsi, senza utilizzare cliché, puoi utilizzare, perché è lo stesso, al posto del cliché puoi utilizzare benissimo una parola chiave di approvazione, che può essere sì, yes, è lo stesso. Magari il cane ci metterà più tempo ad imparare quel comportamento, però non succede nulla, ok? Quindi non vi state a scervellare, magari io non posso fare questi corsi, magari adesso non è il momento, ho da fare altre spese, oppure magari non ho voglia di farli, o non vi preoccupate, senza costi utilizzate al posto del cliché una parola chiave di approvazione. Iniziamo. Che cos'è il cliché training? Il cliché training è un processo di addestramento per fasi che utilizza un cliccatore come segnale. Quindi si utilizza mediante un suono click che proviene da una scatoletta di plastica munita di linguetta metallica, il cliché appunto, che dice al cane che il premio, che deve essere sempre sotto forma di cibo, è ora disponibile. Quindi il cliché è un metodo che essenzialmente si basa sulla tendenza del cane a darsi da fare per ottenere il premio. E il cane, se sa che ottiene il premio ogni volta che esegue un esercizio o un comportamento corretto, ripeterà con maggiore frequenza quel comportamento corretto. Ok ragazzi, iniziamo le fasi di insegnamento. Come si insegna il cliché? Allora, prima fase, condizionamento al click. In questa fase il cane deve capire che ad ogni click corrisponde un premio. Una piccola sessione di qualche minuto basterà per fargli compiere l'associazione mentale, per far compiere l'associazione mentale al cane. Quindi qual è, come si esegue questa sessione? Si fa click e si lancia un bocconcino più volte in rapida successione. Seconda fase, insegnamento a provare, insegnare a provare. Questa fase è molto fondamentale ragazzi, e qua non vogliamo ancora insegnare nulla di specifico al nostro cane, ma dobbiamo soltanto, come si dice, incoraggiare la sua produttività, cioè per fargli capire che con il cliché sviluppare la sua produttività. Per fargli capire che con il cliché non deve dipendere da noi. Quando utilizziamo il cliché con lui, non deve dipendere il cane per ottenere il premio, il nostro amico a quattro zampe non deve dipendere da noi e dai nostri segnali, ma deve darsi da fare lui per ottenere il premio. Quindi si faranno delle sessioni che devono essere ripetute di qualche minuto. Quindi qua semplicemente noi in questa fase rinforzeremo i comportamenti spontanei del cane, che sono seduto, terra, usare le zampe, girare la testa, eccetera. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere la terza fase, comando vocale. Terza fase ragazzi, comando vocale. Allora, una volta che il cane esegue correttamente, con sicurezza, il comportamento che gli abbiamo richiesto, si passerà al comando sonoro, che può essere voce o fischietto. Il comando sonoro inizialmente lo pronunceremo contemporaneamente al click di conferma del comportamento. Poi, una volta che il cane avrà capito così, si passerà ad anticipare il comando vocale e poco dopo seguire il click. Una volta che il cane avrà capito così, si passerà successivamente, si allungherà sempre di più il tempo che passa tra
il comando vocale e il click. Solo a quel punto avremo distaccato con successo il suono click da quel comportamento e avremo insegnato al cane un nuovo comando. Ultima fase, ragazzi, modellaggio o shaping. Perché si chiama modellaggio? Perché proprio si modella. Allora, vi spiego in parole semplici. L'esercizio complesso che il cane non riesce a fare spontaneamente si frammenta in momenti facili. Ogni singolo momento, questi momenti facili, ognuno di questi momenti si rinforza con il cliché premio. Poi questi momenti facili si riuniscono in un comportamento finito e in questa fase, ragazzi, è molto importante conoscere bene il proprio cane, perché bisogna capire, bisogna conoscerlo bene, perché dobbiamo capire quanto possiamo chiedergli e quando dobbiamo fermarci. Quando il nostro cane è arrivato al picco della sua performance, si interromperà la sessione e si riprenderà una nuova sessione qualche passo prima dell'interruzione della precedente, ok ragazzi? Ok, queste sono tutte le fasi di insegnamento del cliché. Allora, mi raccomando una cosa molto molto importante, nel cliché training è fondamentale il tempo. Quindi il suono click deve arrivare entro 0,5 secondi dall'esecuzione del comportamento corretto, ok? Quindi mi raccomando, ragazzi, altrimenti diventa inefficace. Ok ragazzi, anche per questo video è tutto, vi ricordo come sempre che potete iscrivervi al mio canale di YouTube Arianna Secondi e cliccare sulla campanella in modo da essere sempre aggiornati sull'uscita dei miei video. Potete seguirmi anche sulla mia pagina social di Instagram ariannasecondi1, ma anche sul mio blog personale ormefiuto.blogspot.com. Grazie e al prossimo video!